Succedere ancora di tutto. Si prepara la conclusione, il solito battitore dei calci piazzati, ovvero Danilo Sodimo. Va con il destro verso l'area della Juventus. Colpo di testa e gol! Colpo di testa e gol del Frosinone, che riesce a pareggiare all'ultimo con Blanchard. Blanchard segna il gol del Frosinone, che nei minuti di recupero pareggia allo Juventus Stadium. Il secondo gol in questo campionato, il primo per Blanchard. La Juventus si era accontentata del gol del vantaggio, dell'unico gol del vantaggio, e adesso nel secondo dei tre minuti di recupero è arrivato il gol dell'1-1, che vuol dire pareggio, vorrebbe dire primo storico punto nel campionato di Serie A per il Frosinone.